Il 2012 sarà l'anno del lavoro, perché siamo arrivati molto in basso. Napoli è ultima in Italia e ultima in Europa addirittura per tasso di occupati. Bisogna recuperare, ma bisogna creare lavoro vero, quindi imprese che producono, che vendono, che hanno risultati. E per farlo bisogna andare nel mondo, perché la crisi internazionale non tocca tutti. Ci sono paesi che stanno andando bene, dove ci sono persone che hanno voglia di comprare quanto c'è di meglio al mondo. E Napoli può offrire qualcosa di meglio al mondo. Per farlo però c'è bisogno di idee nuove. Come comune stiamo studiando delle cose innovative, saranno delle sorprese. Cercheremo di far parlare i prodotti napoletani. Un pacco di pasta, un vino, un tessuto, una stoffa può diventare ambasciatore di Napoli nel mondo. E poi c'è bisogno di tutelare i consumatori, i nostri consumatori, a partire da quelli taglieggiati dalle tariffe sull'RC auto, lo sappiamo bene, è un problema enorme che abbiamo, noi stiamo cercando di combattere truffe per abbassare le tariffe. La trattativa è in corso e nel corso dell'anno immagino sarà stretta, sarà chiusa. Potremo abbassare, ne sono fiducioso, le tariffe dell'RC auto per i napoletani corretti. Napoletani corretti ai quali vogliamo dare strumenti per poter spendere meglio, come in Apo, cioè dei buoni sconto al portatore per chi paga le tasse, quindi per chi è un cittadino che fa fino in fondo il proprio dovere nei confronti della comunità. E poi abbiamo bisogno di un tessuto commerciale più regolato, più disciplinato, sia per i mercati, sia per il commercio in sede fissa. C'è bisogno di regole da rispettare, essere furbi non conviene. I mercati sono anche una grande occasione di integrazione. A Napoli la seconda comunità dopo gli italiani è quella degli ucraini. Mi sembra assurdo che non ci sia ancora in città un mercato regolare degli ucraini e così tutte le comunità devono avere il loro spazio, la loro possibilità di incontro e di scambio, perché il mercato è lo scambio per definizione ed è uno scambio culturale non solo di merci, quindi integrazione passa anche per i mercati. Napoli, che è una grande città che ha sempre fatto del commercio una propria occasione di sviluppo, può fare del commercio un'occasione di integrazione. Napoli, grazie all'aver superato la crisi dei rifiuti, può diventare faro in Italia di una nuova economia, l'economia del rispetto, l'economia del riuso. I prodotti li puoi fabbricare tutti uguali, ma se si guastano, se li vuoi riutilizzare, se li vuoi recuperare, c'è bisogno dell'intervento manuale, dell'artigiano. Ecco, credo che Napoli possa diventare una guida in Italia dell'economia del riuso, un'economia più intelligente, un'economia consapevole, che superi il consumismo e che dia più lavoro.